Buongiorno e benvenuti alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2010-2011, il 620esimo dalla Fondazione. Sulle note di questa pavana, cantata dal coro dell'Università di Ferrara, entra ora il corteo accademico, composto dai direttori dei dipartimenti dell'Università, nell'ordine il Dipartimento di Architettura, quindi di Biologia ed Evoluzione, di discipline medico-chirurgiche della comunicazione del comportamento, di economia, istituzioni e territorio, di fisica, di ingegneria, di matematica, di medicina clinica e sperimentale, di morfologia ed embriologia, di scienze biomediche e terapie avanzate, di scienze chirurgiche, anestesiologiche e radiologiche, di scienze della terra, scienze farmaceutiche, scienze giuridiche e quindi scienze storiche e scienze umane. Quindi il corteo dei presidi di facoltà, la professoressa Colombo, preside della facoltà di economia, il professor Galli, preside di lettere e filosofia, il professor Trippa di architettura, il professor Olivo di ingegneria, il professor Salvadori di farmacia, il professor Calabresi di scienze, e quindi il preside della facoltà di medicina e chirurgia, il professor Liboni. Entra quindi il decano del corpo accademico, il professor Luigi Pepe, che accompagna il professor Francesco Cocconi, ex rettore. Quindi il prorettore dell'Università, il professor Francesco Bernardi, che accompagna i rettori ospiti, per l'Università di Verona il professor Segala, per l'Università di Firenze il delegato professor Cappellini, il professor Tommasi di Modena e Reggio, il professor Ferretti per Parma, il professor Gnesotto di Padova e il professor Ferrari di Bologna. Quindi il corteo del rettore, aperto dal preside della facoltà di giurisprudenza, il professor Gianguido Balandi, che accompagna il prolusore, il giudice della Corte Costituzionale, il professor Paolo Grossi. Fa ora il suo ingresso il magnifico rettore, il professor Pasquale Nappi. L'inno d'Italia.